È stato disarticolato questa mattina un importante gruppo criminale che operava in provincia di Cremona, nelle altre province lombarde e in alcune regioni limitrofe, dedito ai furti, alla ricettazione e al riciclaggio di autoveicoli. Preferivano normalmente veicoli di alta gamma, ma non disdegnavano anche autovetture di piccola cilindrata o veicoli commerciali. Sarebbe riduttivo parlare di semplici ladri di auto. Parliamo di una consorteria perfettamente organizzata, con grandi capacità imprenditoriali, che faceva capo alla famiglia Taino di Robecco Doglio. Stiamo parlando di una famiglia che fin dagli anni Ottanta era conosciuta nelle cronache giudiziarie proprio per questo tipo di reati. Sono stati capaci nel tempo di reinventarsi da semplici ladri d'auto a veri e propri imprenditori. Hanno creato una galassia di imprese perfettamente legali e infiltrate nel tessuto imprenditoriale dell'economia cremonese, che servivano loro da paravento per le attività criminali. Operavano infatti nell'ambito del decommissioning delle autovetture. Si dedicavano a questa attività da tempo ed erano diventati non solo capaci di infiltrare il mercato, ma erano diventati una vera e propria autorità per quanto riguardava tutto ciò che atteneva il mercato dei pezzi di ricambio, ma anche quello sempre più remunerativo delle auto d'epoca. I modi di attività erano particolarmente sofisticati, erano in grado di bypassare importanti sistemi antifurto di autovetture d'alta gamma che venivano in pochi minuti rubate, trasportate nelle società del gruppo, smantellate e le parti ricavate in breve tempo finivano sulle più note piattaforme di e-commerce d'Italia, ovvero stoccate in container pronte per il trasporto oltremare nel continente africano, ovvero nei paesi dell'est europeo.